Ciao, benvenuto e benvenuta alla quarta settimana detox di Pilates. Oggi insieme andiamo a creare un esercizio che può aiutarti a lavorare su tutta la parte del core e quindi a stimolare tutto il tuo apparato digerente, soprattutto in questo periodo di primavera. Quindi andiamo a rivitalizzare la parte interessata alla stagione e poi in realtà creare questo esercizio quotidianamente, oppure lo puoi ricreare quando hai tempo, in base alle tue disponibilità. È una pratica breve, semplice, che puoi gestire come meglio credi. Rilassati un attimo sul tappetino. Andiamo a fare sempre, prima di iniziare qualsiasi cosa, qualsiasi pratica, un istante di concentrazione. Puoi utilizzare un supporto, sederti a gambe incrociate, portare la schiena bella dritta, fare una rotazione delle spalle all'indietro. E la schiena la osservi, osservi come è dritta, rilassa la fronte, rilassa gli occhi, le guance, anche le tue braccia sono rilassate. Facciamo qualche istante di concentrazione respirando soltanto dal naso. Le mani sono morbide sulle tue ginocchia, ne puoi sentire anche il calore. Fai una bella ispirazione e lentamente apri i tuoi occhi e ci andiamo a posizionare sul tappetino. Se hai utilizzato un supporto, ovviamente lo sposti, ti poni al centro del tuo tappetino in modo da non andare troppo indietro con la testa, quindi non scivolare con la testa fuori sul tuo pavimento. Inizia abbracciando le tue ginocchia, allungando la colonna, il mento verso lo sterno. Spingi i tuoi piedi in avanti, allunga le braccia in avanti, stringi qui il tuo addome, bello attivo, chiudi le ginocchia, una bella ispirazione, scendi piano piano, lentamente. A terra sul tuo tappetino, appoggia poi la testa, appoggia le braccia, rilassa il mento, le spalle, piega una gamba, piega l'altra e ti dondoli un po' destra e sinistra, rilassando la zona lombare. Il mento è verso lo esterno, appoggia la pianta dei piedi a terra. Lascia la gamba sinistra in questa posizione e allunghi la destra, quindi il piede sinistro è ben appoggiato a terra. Entriamo gradualmente nell'esercizio. Il piede davanti è in punta, inspira, vieni su. La schiena è attaccata al tappetino, quindi non c'è la curva, il mento allo sterno. Puoi fare questo movimento dalle 3 alle 5 ripetizioni. Appoggia la pianta del piede destro a terra, allunga la gamba sinistra, inspira con la gamba, vieni su, e espira, scendi. Ripeto, dalle 3 o dalle 5 ripetizioni. Puoi creare anche un movimento più avanzato, quindi stendi, allunga la gamba sinistra, allunga la gamba destra e vieni su, solo la gamba destra. Lascia la gamba destra giù, vieni su con la sinistra. Anche questo dalle 3 alle 5 ripetizioni. Adesso piego una gamba, piega l'altra, rilassa il mento e ti dondoli un po' destra e sinistra. Appoggia di nuovo la pianta del piede sinistro a terra, allunga la gamba destra e insieme anche il braccio destro. Fai una bella ispirazione e porta il braccio destro verso l'alto e anche la tua gamba destra. Quindi inspira, vai indietro e espira, vieni su. Non importa se la tua mano tocca il tappetino o il pavimento, va bene lo stesso. Anche questa posizione dalle 3 alle 5 ripetizioni. Sciolgo, allungo la gamba sinistra, porto dietro il braccio sinistro. Attenzione alla schiena, sempre ben appoggiata al tappetino. Inspira, vieni su ed espira, scendi. Inspira, vieni su ed espira, scendi. Inspira, vieni su ed
espira, scendi. E poi puoi abbracciare di nuovo le tue ginocchia, dondolandoti un po' destra e sinistra. Appoggia la pianta del piede a terra, tutte e due. Adesso, se vuoi, puoi intensificare un po' questo lavoro prendendo un piccolo pesetto, solo se ne hai la necessità, o anche a casa una bottiglina da mezzo litro di acqua, quindi piena. Puoi riempire anche la tua bottiglina con dei piccoli sassi, quindi allunga il piede in avanti e inspira, porta braccio e gamba verso l'alto. Uno, inspira ed espira. Anche questo dalle 3 alle 5 ripetizioni. Prendi il pesetto e lo passi sul lato sinistro. Inspira. Guarda come stai lavorando tutta la tua parte addominale, risvegliando, riattivando tutto il tuo apparato digerente. Adesso, se preferisci, puoi allungare braccia e gambe. Oppure, se ti è più comodo nel recupero, puoi abbracciare tutte e due le ginocchia e ti dondoli destra e sinistra. Fai una bella ispirazione, lascia cadere lateralmente le tue ginocchia. E torna in una posizione comoda, seduta, sciogliendo appunto la tua sessione. In realtà, in questo caso, puoi andare avanti anche di più se vuoi, dalle 3 alle 5, fino ad arrivare a 10 ripetizioni in base a come stai, a come ti senti, a quanto anche tu sia in realtà allenato o allenata. Questa era la quarta settimana da sperimentare fino, diciamo così, alla fine, appunto, quindi fino a domenica. Sono degli esercizi che puoi ripetere comunque tutto il periodo della primavera, quindi anche quando termineremo la quinta settimana di detox di Pilates. Ti lascio il link per guardare gli altri video, se è la prima volta che stai guardando questo video. Se ti è piaciuto, lasciami anche un like oppure iscriviti al mio canale. Ciao e a presto!